Benvenuti da Office Store Giustacchini. Io sono Ali e io sono Auri e siamo qui per fare lo shopping back to school a negozio chiuso. Non vediamo l'ora di correre per le corsie e scoprire questa nuova collezione 2023, anche perché sapete che back to school alle Auri. Ali, inizierai a prendere un carrello, che ne dici? Due, perché con uno non ci starà niente. Piccolo, grande, andiamo. Che l'avventura abbia inizio. Io passo sotto. Però facciamo un piano d'attacco. Anche perché il negozio è tutto diverso da come l'abbiamo lasciato l'anno scorso. Quindi dobbiamo scoprirlo nei minimi dettagli. Da capo, direi. Qui ci sono tutti gli zaini. Auri, abbiamo bisogno di uno zaino? No. Beh, in realtà io vado all'università al terzo anno, però uno zainetto rosa, cioè, chi me lo toglie? Nessuno. Ma trolley o zainetto normale? No, no, trolley perché io voglio tutelare la mia schiena. Quello? Lui è il più scelto, sì. Ok. Guarda, che bello. No, poi con io la schienetta a Temariel, visto che esco il team da poco. Io questo. Della Seven lilla leopardato. Cioè, beh, ormai abbiamo capito che gli zaini sono stupendi. Però dietro di noi ci sono anche le valigie, visto che siamo in tema di viaggi, perché siamo ancora in estate, devi darci comunque un'occhiatina. Hai ragione, ne andiamo. Questa la troverai subito in aeroporto. Hai ragione, ma io ho bisogno di una valigia ancora più grande, Auri. Tipo questa. Questa è perfetta per i viaggi leggeri che stiamo facendo in quest'ultimo periodo. Ho visto già uno stand della Legami e della Moleskine. Questo stand io me lo voglio portare a casa, Ali. Guarda che bello, io adoro i panda. Ma scusate, questo colore è praticamente come quello della mia maglietta. Auri, però questo è un po' più spring, eh? Spring, sì, un po' paletta. Più spring, non è molto allora in palette. Non si può. Avremo davvero bisogno di un'agenda quest'anno. Ma ve ne spiegheremo un po' più avanti. Oppure l'avremo già spiegato, insomma, dobbiamo ancora capire bene la dinamica. Non è una brutta notizia, perché ciò significa che l'anno prossimo ci sarà un'agenda ancora più bella. Perché vogliamo parlare degli spray per dipingere. Questi non li abbiamo mai visti, sono una new entry. Noi potremmo dipingere i libri. Sicuramente, Auri. Cioè, proprio noi che abbiamo una vena artistica level pro e non hanno nemmeno il tappo di plastica. Quindi no inquinamento. No, infatti, ci piace. Io parola di Bruno Barbieri. nell'enfasi delle cose abbiamo il carrellino. Il carrellino. Andiamo a prenderlo. Anzi, facciamo una corsetta per andare a recuperarlo. Io vado di qua, tu vai di là. L'ho toccato prima io. No, prima io. Non è vero. Allora, la stazione va là. Cioè, vogliamo parlare di questo stand stabilo? No, perché lo voglio portare a casa. Cioè, c'è di tutto e di più. Cioè, questo è per il lallino. Mi sono emozionata che la lingua mi ha abbandonato. Questo pennarellino fucsia. E c'è anche viola. Tipo ciclamino. Tipo purple. Sono tutti della Point Max. Anche verde, questo strabello. Questo colore mai visto. No. Iniziamo a riempire un po' il carrello. Questo petrolio viene. Io prendo questo. Fucsia. Io prendo solo questo, perché sono parsimoniosa. Io no. Hanno portato anche gli swing cool di questi colori. No, quello è questa anguria. È per te, Auri. Cioè, da sei mesi che dici mi piace quell'anguria. Io invece prendo questo perché è lilino e a me lilla piace. Quello è la Point 88. Sono anche questi molto pastellosi. Beh, purtroppo non lo utilizzo molto spesso, io quindi sì, devo rinunciare. A me piacciono un sacco. In realtà questo mi sa di aver finito l'anno scorso. Questo sembrano diverso, uguali, ma sono diversi. Se non vedete per la differenza, intenditori. Non capite niente. Si sa che prendo una matita? Sì, sono quelli per i bambini. Sono allora. Non è vero. Io prendo e tira dentro con delicatezza che si rompe la grafite. Brava Alice. La cambio. Ordine, non ho imparato che se matite cadono, ciao proprio. E facciamo. Meglio? Sì. Dio, si gira, oddio. No, queste audio sono le nostre preferite. No, in realtà non sono le mie preferite queste. Beh, le mie sì, quindi due vengono con me. Chiariamo una volta per tutte. La penna è blu. Sai che quest'anno devo dirti che ho un po' rivalutato il concetto, sì. Allora fuori dal canale, basta, sarà solo Auri Channel, abbiamo deciso. No, ma perché nera è un po' più ordinato. No, allora, secondo me nera è più da adulti, non sono adulta. E adesso faremo anche una storia IG per capire qual è veramente la vincitrice. Io comunque blu, sto vedendo già un altro stand che mi attizza molto. Ale, sentite spettatori, oggi non siamo più in sintonia. Non siamo in TV, però, Aurora, ma devo dirti questo. Ah, no, siamo anche in presenza delle veline. Guarda che umorismo, wow. Dietro lo stand della Stabilo, guardate, senza far la fatalità, lo stand della Tombow. Oh, abbiamo un'ossessione, io in realtà no. Profuma. Non c'è nero, ovviamente, ovviamente. Ah no, sì, eccolo qua, se mi lo trovo. Mi piace tanto. Anche a me. No, boh, nero non c'è, ovviamente. Però, no. Sì, c'è. No, questo anguria. Ok, io prendo bene. Questo nero. Paura, questo della Stadler. Sì, che poi per favore ditele che queste unghie non sono color anguria. No, cioè diciamo che no. Ho un po' travisato il colore anguria. Queste esatto. Sono più fragola. Rosse. Non sono rosse. Sì, che sono rosse. Non è vero. Rosse. Sono rossissime. Giuro che prenderò solo una Tombow. E sono indecisa. No, due. No, sono indecisa tra queste due colorazioni. Facciamo, possiamo chiedere un sondaggio. Facciamo un sondaggio, dai. Facciamo un sondaggio. Ali.
terra! Lo stand della Schneider. Tipo, sapete la calamita? Oh, questo penso sia lo stand più bello della vita. Qua ci sono le mie penne preferite blu. Quindi adesso si fa scorta. Questa è la mia penna preferita che ho utilizzato in tutti gli esami quasi. Quindi, ah, è a gel. Esatto, guardate. Mi ha portato a fortuna. Ma ha una punta strana. Sì, perché è una punta bella cicciottosa come piace, cioè, a me. È 0.6. E prendo anche la penna rossa abbinata, perché sì ragazzi, le penne rosse si finiscono. Io non ho mai utilizzata una in vita mia. Auri, ma dove sei? Basta evidenziatori. Sì, Ali, a proposito delle mie ossessioni, tu hai uno zainetto rosa, brillantinoso. È rosa, è rosa glitterato. Poi tra l'altro, reduce, refuse, repair, recycle. Poi quando si comprano gli zaini stanno praticamente sulla testa, non so perché sta roba. Però sono bellissimi. È stata per sempre in questo zaino, vuol dire che devo portarlo a casa. Quando ci sono le belle cose, cioè, ti viene anche un po' da gioire. Se tipo ce lo portassimo a casa tutto? No. Vabbè, io intanto me lo porto a casa. Spiegatemi a cosa esattamente potrebbe servire esattamente una penna gel bianca. Ci sono tutti i colori, poverino, il bianco non va escluso comunque. Sì, ho dei miei dubbi. Però se uno scrivesse con una carta che non sia bianca. No, in realtà il bianco secondo me tipo serve per mettere la luce. Sì, ti giuro. Aspetta, solo l'argento. Comunque se vuoi l'argento è qua l'argento, c'è pure argento. Questa viene, vediamo se riesco a far canestro. Io mi prendo una matita meccanica. Vediamo. Ciao. Oddio, ce l'ho fatta. Ora tocca anche a me. Adesso proverò a fare canestro. James LeBron ci fa un baffo. Non so chi sia onestamente. Cosa hai detto? James LeBron non era un basket. Allora, potevi dire Michael Jordan. James LeBron. Comunque James LeBron è un cestista. Brava, giocatore di basket. Non so in quale meandro della tua mente ci fosse questa informazione. Neanche io. No, perché vogliamo parlare della collezione di Mercoledì Adams, che a noi è piaciuta tantissimo quando l'abbiamo vista. Lally ha un po' guardato la serie TV così. No vabbè, il temperino. Guarda che carino anche il diario della Snem. A parte che prenderà tipo 800 grammi, può pesare. 800 grammi? 825 allora. Questa bellissima collezione di tinta unita jeans. Questo è in palette mia, quindi viene via con me. Questo è in palette mia, quindi viene via con me. Non me l'avevo mai visto così da questo scuccio. 100 anni. Controlliamo i sondaggi come stanno andando. Allora, secondo me quella indaco. Allora, ha vinto quella indaco, perfetto, perché era quella che avevo messo anche in carrello. E invece il sondaggio penna blu, penna nera, sta vincendo la penna blu. Ma non per tanto. La mamma dice penna nera tutta la vita, quindi io mi fido della mamma. No, io penna blu. Quando ancora esistevano i libretti cartacei. Io ce l'ho sempre avuto il libretto. Noi proprio no, dal Covid non ci abbiamo più avuto. Guarda che bei colori tra l'altro. Che strano è questo diario. Richiedi in cassa il tuo omaggio. Addirittura. Quindi ci fanno attendere l'omaggio. È da un po' in realtà io che non mi abituo a tenere i diari. Prediligiamo le agende perché siamo più grandi. Cioè, ecco il diario della BU 2024. Ormai è sempre uguale. Che tutti decoravano in maniera sublime. Laura non l'ha mai decorato. Questo non lo decorerai mai. Rosa, tipo. Bellissimo. No, questo come fai a decorarlo? No, c'è anche argento in palette. Prendi. Ti piace? Sì, però dentro sono sempre un po' uguali. No, raga, hanno fatto il refill. C'è stato un aiuto da casa perché non avevamo capito niente. Cioè, ci sono le varie copertine calamitate. Ma questa è la tecnologia, cioè alla mia epoca non c'erano queste cose. Ma quindi le puoi proprio cambiare. Sono quelle un po' più particolari. Meccanica quantistica di precisione. Esatto, bello. Idea innovativa, Biu. Fai sempre le stesse robe, se no. Questa è una cosa super, super, super. Sono dei post-it trasparenti. Li hanno fatti anche di altre colorazioni, però intelligente come cosa. Questa invece è la parte dedicata alle agende, che è ancora un po' in allestimento, ma ci credo. Siamo ancora al 28 di luglio. È colpa nostra che ci siamo prese in anticipo. Diciamo, allora qua anticipo. Ci sono quelle basic, un po' troppo basic, diciamo. Oddio, guarda. Noi abbiamo proprio amato questa cosa qui. Sì. Bellissimo, con detto ci sono un sacco di barzellette. Oppure ci sono quelle un po' più serie, tra virgolette, della Legami, così molto easy. Queste sono un po' più divertenti con le ciliegie. Qui con l'uovo all'occhio di bottiglia. Guarda questa, che bella, Auri. No, questa è tanto grande. Non mi piace. Dobbiamo scrivere veramente tante tante cose. Però ce l'ha vista anche mensile, è carina. Allora, qua c'è una bellissima agendina della marca Quo Vadis, quindi siamo pure una marca latina, con tutti degli sticker di New York, e New York è la mia città preferita. Oddio, oh, è della Moleskine. È gigante, bellissimo. È bellissimo. Ti sei lamentata di quella azzurra che era troppo grande. È bellissima.
però c'è spazio però per potremmo, potremmo farne due, una a tenere a casa e una da portarsi in giro, perché questa è veramente tanto grande. Però sulla scrivania questa fa proprio una bella figurina. Infatti io adesso inizia il dilemma. Questa verrà a casa con noi, anche perché ce n'erano solo due. Questa è proprio un segno del destino. È il fato, o il delfino. No, comunque penso che la prenderemo. Quasi quasi ne prendo anche due. Ma meglio mandare che deficere. No, magari l'altra la prendiamo ad agosto, quando ci sarà anche la scelta completa. Questa anche molto bella, 100% fatta di carta riciclata. Anche la carta dentro. Questa giornaliera è un po' too much, non è che devo scrivere tutta sta roba. No, questa invece è settimanale. A me piace molto. Forse è un po' più da grandi questa. Mi piacciono tutti e tre. Allora, visto che ho deciso che quella piccolina da tutti i giorni da mettere in borsa la prenderò a settembre, la nascondiamo. Non c'è più. Dai. Non so come sia possibile. Abbiamo perso il carrello. Di nuovo. Andiamo a cercarlo. Dai, il mio è rimasto all'ingresso. Sembra tipo di essere a un concerto. Andiamo. Questo stand a me piace molto, perché io questa sessione ho consumato più post-it, penso, di un'azienda intera. Li ho fatti fuori tutti. Oddio, a me piace questa roba qui per stare i prezzi. Oh, vuoi dare un prezzo? E l'unica cosa che a me in realtà serve sono questi. Invece guardate che belli questi qua, che sono tipo venduti in scala cromatica. Io non so scegliere. Questa è la mia palette, comunque, vorrei dire. Ma non è la tua palette questa. Per la prima volta nella storia della nostra vita andremo ad acquistare qualcosa che serve veramente. Qui ci sono tantissime cose, però i quaderni abbiamo deciso che li andremo ad acquistare ad agosto. Io non so neanche che materia avrò, quindi top. La cosa che mi serve davvero sono però i fogli protocollo. Prendiamo sia a righe senza margine, tre pacchi bastano per fare tutti i temi dell'anno. Sì. E magari di mate invece almeno tre. Ma quelli con margine costano 50 centesimi in meno. Sono brutti col margine. Bello Auri, ma non ti serve. Dai, andiamo. Hai deciso tu. Abbiamo trovato il quaderno dell'Alli. Bello, stupendo. È lì la... Non lo utilizzerei. Facciamo che facciamo un secondo giro, dai. Della BU. Per Webbo. Non mi piace. No, aiuto, aiuto. Cos'è sta roba? No, posso sapere il fuoco. Ma vai, batti tappeti. Non è così per accendere il fuoco. Chiamato batti panni. Oh, ma queste sono nuovi. Pen 68 Max Arti. Sai che a me piacciono le cose grandi? Poteva essere la distanza di sicurezza una volta. Esatto, la distanza di sicurezza in patente è la distanza di tempo di frenatura, di reazione, volevo dire. Frenatura non esiste. No, ho sbagliato. Intanto iniziamo qua da queste bellissime penne. Io ho già individuato due che quest'anno ho perso. Questa rosa che era la mia preferita, persa. Vabbè, io prendo questi qui crystal che Laura ha detto sono bellissime. Tre blu e una nera. Ma sono veramente coppie. Però non è giusto, perché io volevo prendermi la penna argentata perché in palette è nera. La penna blu oro, no. Sta bene, no, così non no, in palette. No. Il verde lo utilizzerò mai? No. Il rosso? Mai. Nemmeno. Quindi forse allora non ha senso, dai. Belle queste della BIC. Sono approved. Super cicciottose. Sì, questa l'avevo già provata blu. Quindi la prendo sia blu che nera. 0.7, cioè musica per le mie orecchie. La copro le penne nere. Io non dico più niente perché ci sono rimasta. Scusa. Lasci stare. Tanto adesso mi prendo le penne nere, cioè. Se io dovessi decretare la penna del cuore, la Pentel Energel Liquid Gel Ink blu. Ah, dove l'hai trovata, Auri? È l'ultima. No, Auri. Sì. No, ma guarda la punta, magari la punta sottile. No, è cicciottosa. Ti prego. No. Te la rubo dal carrello mentre dormi. No, non è vero. Mentre Lauri fa le lezioni beauty guru, ho trovato anch'io. Oh, il gloss è importante. Le penne blu nere. Però non sono come le mie, cioè un altro modello. Sì. Sono le Pilot queste. Sono le Pilot G2, meglio di niente. Però ci sono tantissimi colori delle mie penne preferite. Io per tutte le medie ho utilizzato questa penna. La Pelican. Sì, tu non avevi questa penna alle medie. Eri TF. Tagliati fuori. C'è la ricarica dentro. Ti rimano dopo 3 secondi. La ricarica costava tipo 60.000 euro. Però grazie mamma che me l'hai comprata. Esatto. Comunque ci sono assolutamente tantissime tipologie di penne. Ma che cos'è che cambia tra tutte queste tipologie di penne? Ogni penna è diversa. È come una persona. Le persone sono tutte diverse. Quindi le penne sono tutte diverse. Tipo l'Aurora con i baffi è diversa dell'Aurora senza baffi. Alice invece è cattiva sempre. Lì però qua. Il mio carrello si è incastrato. Ho mai usato i tratto pen? Sì. No. Ma come no? Questi due colori sono proprio la palette. Auri stanca però fare shopping. Sì. Fare shopping in realtà si costa un sacco di calorie, raga. Questa è la posizione dell'autosupporto, perché vedete, ci autosupportiamo a vicenda. In realtà no, è proprio così. La gomma pane. Un anno avevo chiesto a Natale di regalarmi la gomma pane. Quanta ripasso.
questo si apre. Ho fatto punto. Scusa, adesso dobbiamo cercare le cancelline che sono perfette per le nostre esigenze, cioè quelle più economiche, perché tanto le utilizziamo così, due al giorno. Come se piovesse. Liquida non ci piace e non siamo pazienti. Non abbiamo pazienza. Quindi le prendiamo a rullo e tra l'altro non bisogna solo vedere il prezzo e ma la anche quantità, anche la lunghezza. Esatto, perché ti fregano. Questi sono lunghi 4,2 metri. No. No. Auri, questa è più conveniente. Se non guardavamo, eravamo fregate. Tra l'altro, la penna dell'Aurora si cancellava proprio con questa roba qui. Sì, negli anni 80, non avevamo le altre, si chiamavano cancelline. Vabbè. Poi tu non potevi negli anni 80 cancellare questa. Cancellavi con questa, riscrivevi con quella. E basta. E ciao. Auri, le gomme. Cioè, l'anno scorso abbiamo preso quelle della Faber Castell. La buona gomma. Esatto. First quality. Questa. Questa è male. Strappa il foglio. Io non ho mai capito il senso di questa gomma. Che memory di Sabbiarelli. Io questi li utilizzavo. La corona. Oddio, questa per te, Auri, che sei il bradipo. Ho scritto serial chiller invece che serial killer. Io sai di cosa avrei bisogno? Invece di un temperino piccolo da mettere nell'astuccio. È doppio, ma non è tanto piccolo, mamma, però. Beh, è piccolissimo. È piccolissimo, eh. Prendo questo rosa. Prendo questo qua piccolino perché il mio si è disintegrato. Va bene, Auri, non ci interessava. Quante volte ti imparate le matite? Tantissime. Spesso a volte mi sono alzata, sono andata al cestino. La prof mi ha guardato così. Mi riprende la cestina nel mezzo della lezione interrompendomi. Scusami, e se no come faccio gli appunti? Cioè, devo temperarmi sul banco? No. A casa tua lo fai, temperi sul banco? No, volevo andare a casa cestino. Tua scrivi sul banco. No, ci sono due temperini, uno con la mano sinistra e l'altro con la mano destra. Cioè, le impugnature sono diverse per il pollice. Però io mi sarebbe messa al contrario. Qual è la mano destra? Alzarla. Ma allora è sbagliato. Non l'ha alzata, vuol dire che non lo sa. Però è veramente intelligente, perché quelli con la mano che scrivono con la mano sinistra hanno sempre le cose storte. Mancini. Ci dispiace moltissimo se vi hanno escluso dalla cancelleria fino adesso, ma adesso ragazzi avete le vostre cose. Inclusione della cancelleria. Noi a casa, vero mamma, avevamo questo. Certo. Cioè il temperino elettrico, bellissimo. Sapeva qualcosa? No. L'avete usato tantissimo. A lui ti piaceva il robot. Ho detto prendiamo un indelebile nero, alla fine non mi seguo nel carrello. Io ne prendo uno. Ma costa solo un euro. Vero? L'odore di Chernobyl. No, però, scusate, confermate anche voi che l'odore di benzina farà e malissimo. Anche di questo, ma tipo del petrolio, buonissimo. Cioè, buonissimo. Ah, ok, adesso ho capito, questo qui costa leggermente di più perché ha la punta diversa e a me piace di più questo, quindi ovviamente, per questo. Anche io. Farmi male. I will win. Vai. Guarda. Ridendo e scherzando, questi li prendiamo davvero perché ci servono per combattere. No, per ricoprire i libri. Cioè, a me solo servono, a te non servono, quindi questo non ti serve. Comunque. Ti ho privato della tua spada. Bello questo cartoncino Lilla, però. Ali, è arrivato il momento del nostro balletto. Tu sei Daphne di Bridgerton, ok? La stagione delle debuttanti. Ma che è l'uomo? Io uomo. Ah, devi tenere la mano qua dietro. Ah, scusa. Ma in carattere dove abbiamo imparato? Posso avere l'onore di invitarla per questo ballo? Devo guardare il mio carnet. Ah, è pieno, scusi. Può trovare un posto per me? Sì. Ora! No, io sopra! No, sopra! Oddio, santo, guarda! Oh, abbiamo avuto la stessa idea, Auri, vai! Siamo qui in diretta dalle Olimpiadi di Verona, lascio a voi la linea. Direttamente da Verona, dove si è allenata per tutta la vita, abbiamo Alice Sancassani, punta di diamante della squadra italiana di ginnastica di cancelleria. Non deluda i nostri telespettatori. 3, 2, 1, che la gara abbia inizio. I giudici hanno votato sì, ragazzi. Abbiamo la nostra vincitrice per la sezione di ginnastica di cancelleria, Sancassani Alice. Signorina, come si sente? Un po' stortina. Okay. E si conclude anche oggi il nostro shopping qui nell'office store Giustacchini. Ma tanto ci sarà una seconda volta per questo back to school. Siccome sicuramente sarete super curiosi di vedere tutte le cose con cui abbiamo riempito il nostro carrello, vi aspettiamo per l'ora dedicata alla cancelleria. Vi aspettiamo ovviamente anche qui in store, perché dovete assolutamente venire a fare un salto per svaligiare tutto il negozio.